Fin dall'VIII secolo esisteva sui resti di uno stadio costruito intorno all'85 da Domiziano, l'ultimo dei Flavi, un luogo di culto dedicato a Sant'Agnese, il cui nome è forse simbolicamente legato al martirio subito. Nel 1123, Papa Callisto II, nato a Gouy de Bourgogne, consacra una chiesa in onore della giovinetta che rimane così più o meno fino al tempo di Papa Giovan Battista Panfili, Innocenzo X. Deciso a rinnovare la piazza e a renderla un luogo fortemente caratterizzato dalla presenza della sua famiglia, che, originaria di Gubbio, fin dal 1470 lì aveva stabilito la propria sede e, avendo la fortuna di avere a disposizione i migliori artisti dell'epoca, la trasforma in una stupenda piazza barocca, Piazza Navona. Amplia il palazzo, progettato da Gerolamo Reinaldi, architetto romano, ai cui lavori partecipa anche il Borromini. Inaugurato nel 1650, fu donato dal Papa a sua cognata, Olimpia Maidalchini, donna potente e poco amata, soprannominata la Pimpaccia. Oggi il palazzo è sede dell'ambasciata del Brasile, ma lo stemma papale non viene rimosso, semplicemente lisciato. Ci rimane comunque raffinatissimo lo stemma sulla fontana dei fiumi. Una leggenda metropolitana, o se si vuole popolare, tesa a sottolineare la rivalità fra Bernini e Borromini, vorrebbe che la figura del Nilo stia con il capo velato per non guardare la chiesa di Sant'Agnese, ritenuta un obbrobrio dal Bernini, l'ideatore della fontana, e il Rio della Plata con la mano rivolta verso la chiesa ad esprimere il timore che cadesse. Niente di vero. La fontana venne inaugurata nel giugno del 1651, mentre la prima pietra della chiesa fu posta nell'agosto 1652 e l'incarico al Borromini fu affidato nell'estate del 1653, il quale se ne sarebbe molto pentito. Progettata come cappella di famiglia e per accogliere le spoglie del Papa, fu inizialmente affidata a Gerolamo Reinaldi sotto la direzione di Camillo, nipote di Innocenzo, ma vuoi per la lentezza dei lavori, vuoi per le critiche avanzate sul progetto, il Papa, che si dice fosse un po' fumino, li sostituisce entrambi e chiama il Borromini, che per quanto riguarda la facciata ricomincia da capo e in 2 anni la completa insieme alla cupola, ma nel frattempo Innocenzo muore il 7 gennaio 1655 e la direzione ripassa al nipote Camillo, che probabilmente non si era dimenticato l'affronto della sostituzione. I rapporti diventano difficili, c'è incomprensione tra i due e qualche problema strutturale legato al completamento delle mura laterali che impediscono al Borromini di sistemare la lanterna della cupola. Si traccheggia e si scatenano gli avversari, cominciano a volare accuse sulla scarsa tenuta della struttura. Borromini, di carattere chiuso e orgoglioso, abbandona il cantiere e viene licenziato, o viceversa, poco importa. L'impresa di condurre a termine la chiesa passa a Carlo Reinaldi, figlio di Gerolamo, che altera il progetto borrominiano, toglie le curvature previste nei campanili, opera di Giovanni Maria Baratta, ligure di Sarzana, li alza, comprimendo la spazialità verticale della cupola, inserisce un semplice timpano triangolare, deprimendo l'idea del Borromini. La scalinata, opera di Giuseppe Baratta, fu chiusa da una cancellata per ordine di Pio IX nel 1851, autore Giovan Battista Celsi. La solitaria statua che si nota vicino al campanile faceva parte di un progetto abortito. Rappresenta Santa Eugenia Martire romana ed è opera di un altro Baratta, Andrea, 1668 circa. L'interno di forma ottagonale, secondo il progetto di Gerolamo Reinaldi, non subisce grosse modifiche. Il pavimento risale ad inizio 800, mentre la cupola, iniziata da Ciro Ferri, romano, allievo di Pietro da Cortona, e terminata in seguito alla sua morte da Sebastiano Corbellini, rappresenta la gloria del paradiso. Scendendo nei 4 pennacchi, notevoli affreschi di Giovan Battista Gaulli, detto il Baciccio, genovese, forse ispirati dal Bernini, subentrato, morto Camillo, nella definizione interna di alcuni particolari. Sono rappresentate allegoricamente le virtù, nel primo a destra fede e carità,
da notare un paio di puttini che si accaniscono a suon di mazzate sugli idoli pagani. Nel secondo, la giustizia, con bilancia e spada, abbracciata la pace che guarda verso le tavole della legge, mentre nel fondo si staglia la verità che regge il sole e che, per non perdere l'abitudine, tiene sotto i piedi una figura demoniaca con coda di serpente. Nel terzo, la prudenza, in doppio con lo specchio, e il serpente, accompagnata dalla provvidenza, con un timone, e in basso la fortuna sconfitta. Nel quarto, la temperanza, regolatrice dell'istinto umano, rappresentata dal morso portato dal putto, incorona la castità, mentre altri due putti, uno belle biondo, l'altro moro con i capelli crespi, se le danno di santa ragione. Vince naturalmente quello belle biondo. In basso c'è chi dice la lussuria, chi l'avarizia, nello sfondo l'unicorno. Il ricco decoro dell'interno è ben lontano dai canoni borrominiani, ciononostante nei sette altari permangono alcuni echi del nostro architetto. Nel primo a destra, Morte di Sant'Alessio, opera di Giovanni Francesco Rossi, toscano di Fivizzano, del 1663. Santo che presenta almeno tre varianti nella sua leggenda e la cui morte risalirebbe al 412. Il composto stile classico può essere assimilato alla scuola di Alessandro Algardi. Le autorevoli guide da me consultate riferiscono che il Papa rappresentato sia Sisto III, nonostante la leggenda vuole che sia Papa Innocenzo I a presenziare l'avvenimento e che il signore accanto al Papa sia il padre di Alessio, il senatore eufeminiano, più giovane di qualche anno del figlio. Sinceramente mi sembra più coerente che la famiglia del santo sia nel gruppo a destra, padre, madre e la sposa in ginocchio. Proseguendo, sulla destra ecco l'altare di Sant'Agnese, dove, nella nicchia creata in falsa prospettiva per dare l'illusione della profondità, spicca la statua di Sant'Agnese, avvolta nel fuoco, in verità un po' prosperosa per i suoi 13 anni. Di Ercole Ferrata, comasco, allievo dell'Algardi, ma convertitosi alle idee del Bernini, anno 1660. Sulle pareti laterali, quattro grandi camei guardano l'altare. In certi personaggi, in alto angeli e putti, sempre del Ferrata, e più sopra tre angeli, chi suona e chi canta, opera di Paolo Landini. Proseguendo sul lato destro, troviamo un altorilievo, il martirio di Sant'Emerenziana, lapidata mentre partecipava ai funerali di Sant'Agnese, che vediamo in alto con la corona. L'opera fu iniziata da Ercole Ferrata, che nel frattempo muore. È completata da un suo allievo Leonardo Retti, comasco di Laino, nel primo decennio del 1700. Incorniciato da quattro colonne in verde antico proveniente da resti romani, la pala absidale presenta un rilievo marmoreo realizzato da Domenico Guidi, toscano, negli anni 80 del 600, anche lui allievo dell'Algardi, dove è rappresentato l'incontro della Sagra Famiglia con i santi Giovanni e Battista che mostra un cartiglio a Gesù. E i suoi anziani genitori, Elisabetta e Zaccaria. Accanto a sinistra, la morte di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, assistita da Papa Urbano I, in un primo tempo affidata allo scultore Giuseppe Peroni, che muore anche lui, e pertanto l'opera viene eseguita da Antonio Raggi, ticinese, anche lui allievo dell'Algardi e del Bernini. Nell'altare opposto, a Sant'Agnese, troviamo San Sebastiano, opera di Pietro Paolo Campi, toscano di Massa Carrara, anno 1719, con gli angeli musici in alto. L'ultimo altare fu commissionato a Melchiorre Cafà, di Malta, ma anche egli muore in un incidente e l'opera viene portata a termine dal Ferrata nel 1669. In tutta questa moria di artisti, vale la pena di ricordare che il progetto per le sculture era stato affidato all'Algardi, che muore quasi subito nel 1654 a 56 anni non ancora compiuti. Visibile anche la cappella di San Filippo Neri con tabernacolo ottocentesco e reliquario del primo Novecento, contenente il teschio di Sant'Agnese. L'affresco del soffitto seicentesco è di Francesco Allegrini da Gubbio e rappresenta San Filippo Neri accolto in cielo.
Nella controfacciata il monumento a Innocenzo X, tra le figure della fede e della giustizia di Giovan Battista Maini, lombardo di Cassano Magnago del 1729. Narrano le cronache che quando Innocenzo X morì, giacque 3 giorni nella guardaroba della fabbrica di San Pietro, cioè il magazzino degli attrezzi, in quanto né i parenti né la struttura amministrativa della Chiesa vollero cacciare uno scudo, ufficialmente per questioni di competenza. Tanto che a metterci i quattrini per la bara saranno Monsignor Scotti, maggiordomo di Innocenzo, e Monsignor Segni, canonico di San Pietro. Le sue ceneri furono trasportate qui nel 1677, a oltre 20 anni dalla sua morte. Attualmente non visitabili la cripta, la cappella di Santa Francesca Romana, mentre la sagrestia, disegnata sempre dal Borromini, è visitabile con la guida, attualmente ogni giovedì. Ospita, unitamente alla chiesa, concerti di musica barocca, il che, sono sicuro, avrebbe fatto contento il nostro architetto. Un saluto, David Lab. Thank you.